dovrei esserci. Ciao Barbara, ci sei benissimo. Bentornata al Freelance Camp. Ormai non c'è Freelance Camp se non c'è un talk di BabyP, cosa che mi rende molto felice. Ti lascio la scena per parlare di cinque cose che hai imparato degli americani. A te. Grazie mille, Ale. Allora, prima di tutto, faccio un piccolissimo disclaimer, nel senso che oggi mi sentirete dire delle cose molto tranchant, ok? Ovviamente sto raccontando alcune lezioni che ho appreso, da cui trarrò delle generalizzazioni, perché nessuno è perfetto, io tantomeno. La prima generalizzazione viene dal fatto sicuramente che io ho a che fare per lavoro con degli statunitensi che sono innamorati dell'Italia, quindi che scelgono di venire a fare in Italia delle cose. L'ho fatto per molto tempo come wedding planner, quindi lavorando con i privati che sceglievano di venire a sposarsi in Italia. Adesso lo faccio con delle aziende invece che scelgono di venire in Italia per fare servizi fotografici, per organizzare esperienze per gli statunitensi. Parlo di americani statunitensi e solo di quelli, e ovviamente parlo di un campione abbastanza ristretto, per cui insomma non ho pretese universali. Chi invece ha pretese universali è l'autrice di un libro che ha un po' informato tutto il talk. L'autrice si chiama Erin Meyer. Ah, fa mirroring, scusate, il libro è La mappa delle culture. Adesso mi cambio io la telecamera per evitare che vi faccia mirroring, così lo vediamo. Giusto? Perfetto. Allora, Erin Meyer è autrice di questo libro, La mappa delle culture, Culture Map, che io ho letto all'inizio di quest'anno, in realtà su consiglio di Francesca Marano, che è spesso evocata oggi anche nel Networking Corner e ben donde, la madrina di tutti i freelancer italiani che lavorano con le aziende statunitensi. E devo dire che mi ha aperto gli occhi perché mi ha permesso di dire: ah, ma allora tutte queste suggestioni che io ho ricavato nell'esperienza con i clienti statunitensi e che mi hanno di fatto portato ad adattare il mio modo di lavorare per fare funzionare meglio i progetti, forse non sono campate per aria. Quindi oggi in realtà vi porto queste cinque suggestioni che secondo me sono in parte di importanza universale, quindi possiamo applicarle anche quando lavoriamo con gli italiani o con altre nazionalità, in parte forse effettivamente hanno molto a che fare con la cultura e l'abitudine a relazionarsi professionalmente che hanno gli statunitensi. La prima lezione è, in inglese si dice own it, che è una frase difficilmente traducibile in italiano e forse c'è un motivo, imparate a riconoscere il vostro valore e accettare le responsabilità in positivo e in negativo di tutto quello che fate. Questo perché? Perché questa è la mia esperienza con gli statunitensi, tendono a prendere molte cose a face value, cioè come gli vengono dette all'inizio, ad affidarsi molto alle prove che fornite di quello che fate, più che al lunghissimo curriculum, alla serie infinita magari di giustificazioni che diamo sul perché siamo bravi a fare una cosa o perché invece devono scusarci. Giustamente, come diceva prima Laura, sorry for my English, sarebbe una frase assolutamente da non dire, anche perché smentisce in pratica anche il fatto che in realtà stiamo conducendo perfettamente una comunicazione, una lingua che non è la nostra. La chiave che mi si è aperta, la luce che mi si è accesa in testa leggendo il libro di Erin Meyer è stata appunto scoprire che con ogni probabilità questa maggiore abitudine anche degli statunitensi a essere, a noi sembrano arroganti nel pretendere di sapere molto di più di quello che sanno, di saper fare molto di più di quello che sanno fare e che noi dovremmo imparare, ha a che fare col fatto che anche nella scuola negli Stati Uniti ai ragazzi viene insegnato a partire dall'applicazione, dai fatti, dalle affermazioni, e poi a risalire a magari i motivi per cui una cosa è in un certo modo. Quindi gli statunitensi sono abituati fin da piccoli a osservare quello che succede, più che ad ascoltare quello che gli viene detto. Quindi è molto meglio da parte nostra essere sicuri della nostra professionalità e delle nostre credenziali
senza stare a giustificarle e cominciare subito a lavorare, perché in realtà è da quando cominciamo a lavorare che gli statunitensi in un contesto professionale cominciano a farsi un'opinione di noi. Il secondo concetto viene di conseguenza è bisogna che ci facciamo pagare di più. Ora, qui c'è un problema culturale molto più ampio, secondo me, che ha a che fare col fatto che viviamo in un paese e in Europa in generale, vale lo stesso discorso, in cui il welfare funziona, con tutti i distinguo del caso, con tutti, insomma, le situazioni in cui potrebbe funzionare meglio, i benaltrismi, però la realtà è che da noi il welfare funziona. Quindi noi siamo abituati a dare per scontato che parte dei soldi che sono nel nostro stipendio, per esempio da dipendenti, debbano, non li vediamo perché invece vanno a pagare tutta una serie di servizi. Questo significa che anche quando ci mettiamo a fare freelance, nella nostra testa i prezzi tendono a partire dall'approccio da dipendente senza le tasse. È molto difficile fare il passaggio di qualità quando parlate con degli clienti statunitensi, delle aziende statunitensi rimangono sconvolte perché proponete dei prezzi che sono enormemente più bassi di quelli che negli Stati Uniti vengano proposti da servizi equivalenti, se non a volte più scadenti. Perché? Perché in una nazione in cui il welfare di fatto non esiste, in cui l'individuo è in toto e personalmente responsabile per procurarsi tutti i servizi, chiaramente c'è l'abitudine a farsi pagare di più. Ora, siccome siamo freelance e non dipendenti, potremmo cominciare a ragionare nello stesso modo. Anche perché, e questo è l'altro elemento, quando noi lavoriamo con delle aziende statunitensi, come ovviamente è il mio caso, che vengono in Italia e operano in Italia, però loro sono abituati, come alternativa a rivolgersi a dei professionisti italiani, a portarsi dietro i professionisti dagli Stati Uniti. Quindi noi siamo già comunque più economicamente vantaggiosi per il fatto che non abbiamo in carico delle spese di viaggio, ok? Quindi fatevi pagare di più, questo sempre, però insomma, in questo caso ha maggior ragione. Terza cosa, tornando al primo punto, abituatevi a fare parlare i fatti. Questa è una valutazione che secondo me dovremmo applicare sempre, perché ci aiuta anche a liberarci un pochettino di questa abitudine terrificante che abbiamo di fare un sacco di introduzioni, di distinguo, chiedere scusa. No, cominciate a fare, fate vedere in pratica come siete competenti, le abilità che avete, risolvete problemi e soprattutto non peggiorate tutto dopo aver fatto un'ottima prestazione chiedendo scusa per quelli che per voi sono errori. Non giustificatevi in anticipo. Questo non è ovviamente una cosa che non fanno gli statunitensi, non lo fa quasi nessun'altra nazione se non noi italiani, perché abbiamo probabilmente culturalmente, insomma, un senso di inferiorità complessivo nei confronti di altre nazioni. In generale, no, smettete di chiedere scusa. Quarta cosa. Abituatevi a un tipo di comunicazione informale e professionale. Noi italiani siamo abituati ad essere estremamente formali nei contesti professionali e rimaniamo spiazzati quando, soprattutto gli statunitensi, sembrano amiconi fin dal giorno numero uno. In realtà non sono amiconi, loro hanno molto ben chiaro, nella maggior parte dei casi, perdonatemi la generalizzazione, che business is business. Ok, quindi non è una questione di rapporto personale. Semplicemente sono tendenzialmente abituati ad andare dritto al sodo e quindi hanno capito che l'informalità nella comunicazione spesso è un modo per semplificare, per rendere più efficiente la comunicazione, che è anche il motivo per cui in molti casi ci appaiono eccessivamente invadenti, diretti o estroversi anche. In realtà è davvero molto semplicemente un spogliarsi di tutti quei distinguo, orpelli che appunto noi siamo in un contesto professionale abituati ad aggiungere alla comunicazione per andare dritti al che cosa ci dobbiamo dire, che cosa dobbiamo fare, al passaggio proprio di comunicazione. Da questo punto di vista, il libro di Erin Meyer
fatto dei, come dire, dei commenti che per me è stato più illuminante quando spiega che gli Stati Uniti sono una nazione che comunica con pochissimo contesto. Per loro la comunicazione buona è precisa, semplice, lineare, poche frasi e corte. Se avete avuto esperienza accademica o comunque scolastica in un ambiente anglosassone, sapete che la scrittura anglosassone è molto così. In realtà io non mi ero mai resa conto quanto non applicassi questo metro anche alle email. Lavorando con gli statunitensi sono stata costretta a rivedere tutto il mio modo di fare le email, quindi le mie email adesso contengono al massimo, soprattutto quando lavoro con gli Stati Uniti, chiaramente tre semplici paragrafi di 2 o 3 frasi al massimo. Il primo messaggio è nel primo paragrafo, il secondo messaggio è nel secondo paragrafo, il terzo paragrafo è riassuntivo, ma anche lì non mi perdo in comunicazioni eccessivamente verbose. È difficile per noi italiani a volte cercare di comunicare senza cercare di dare tutto il contesto, tutta l'analisi del perché siamo arrivati a queste conclusioni, però vi assicuro che nel tempo abituarsi ad andare al sodo, anche nella comunicazione via mail, migliora moltissimo anche la comunicazione con i connazionali. Io me ne sto accorgendo adesso che sono tornata a lavorare in agenzia da più di un anno, che a volte nel rispondere alle mail dei colleghi tendo a fare mirroring e quindi ad allungare un po' la comunicazione, e questo raramente ha risultati positivi. E con questo basta, faccio in modo di mandarvi un elenco dei 5 punti, così avete il riferimento. Vi consiglio moltissimo di leggere il libro di Erin Meyer, anche se ovviamente non riassume tutte le sfumature, però parla di tantissime culture in modo davvero molto interessante. Grazie, grazie mille Barbara, veramente. Poi per le parti, per gli aneddoti off the records, ne Esatto, parliamo quando ci vediamo dal vivo senza registrazioni. grazie mille. Non so se avete domande, Allora, stavo che guardando. non ho aperto per paura di fare casino l'altra chat di là. No, non ci sono domande, però aspettiamo i riferimenti e poi li mettiamo Molto alla volentieri. registrazione. Ci sono Passo di là a solamente guardare gli altri tuoi. molti cuori del tutto trasversali e inclusivi. Ma voi sapete tutte e tutti voi che siete dall'altra parte, che vi vedo, che dovete farvi pagare di più, eccetera, eccetera, giusto? Bene, lo Prescindere dagli ricordo perché lo so italiani e dai non dall'AI. italiani, sempre Esatto. aumenta le tariffe. Esatto. A presto, ci vediamo di là.